Buongiorno, buon pomeriggio a tutte quante, benvenute nella mia cucina. Allora, oggi cuciniamo due ricette di dolci e un secondo piatto di pesce, quindi vi aspettate l'ospite che arriverà tra qualche minuto. Nel frattempo noi aspettiamo che arrivate tutte quante voi, perché so che non vi arriva la notifica, quindi aspettiamo sempre qualche minutino prima di iniziare, in modo che iniziate ad arrivare. E facciamo due dolci non solo veloci ma veramente velocissimi, però anche tanto amati, perché comunque quando c'è il cioccolato, quando c'è la Nutella, quando ci sono queste cose buone, veramente sono ben viste, insomma, da tutti quanti, e quindi sono sempre tanto tanto sfiziosi. Quindi aspettiamo un pochettino e poi iniziamo. Oggi vi cucino anche una ricetta con, abbiamo detto, un secondo di pesce, quindi vi faccio un salmone che diciamo che comunque di questo periodo è anche piacevole mangiarlo caldo, e non solo magari quello fresco affumicato, ma lo mangiamo anche caldo, insomma fatto in padella veramente in pochissimi minuti, ed è un secondo non solo sostanzioso, pieno di sali minerali, di vitamine, comunque quando mangiamo il pesce, però anche una cosa molto molto veloce, quindi che potete fare tranquillamente la sera, anche se tornate tardi a casa, un 20 minuti e mettete il piatto a tavola, che può piacere sicuramente a tutta la famiglia. E vi posso assicurare, perché poi dopo quando lo andiamo a fare ve lo dirò, ci sono veramente tante varianti, tante cose che possiamo aggiungere o togliere in questa ricetta. Allora, cosa facciamo? Iniziamo? Aspettiamo ancora un minuto, diamo il tempo anche agli altri che si collegano. Aspettiamo, allora nel frattempo vediamo un po' gli ingredienti della prima ricetta. Utilizzeremo la pasta sfoglia, che è la pasta, quella che comprate insomma al supermercato. Io ho preso quella rettangolare. Per questa ricetta useremo questa bontà che sicuramente piace a tutti, grandi e piccini purtroppo. Useremo le praline colorate e delle gocce di cioccolata con il cioccolato bianco, e in più utilizzeremo anche della panna montata, quindi anche giustamente la Nutella, e se vogliamo poi dopo spolveriamo un po' di zucchero al velo sopra, proprio per farli venire ancora più buoni e poi più belli da poter poi servire a tavola nel nostro vassoio. Allora, iniziamo? Allora, ok, possiamo iniziare, vai! Possiamo iniziare! Allora, che cosa facciamo? Io volevo prendermi un coltello, perché è il coltello quello senza i dentini, così è più comodo. Allora, che cosa? Quindi benvenuti a tutti, anche ai tardatari, quindi ripetiamo un attimino. Utilizziamo come prima ricetta la pasta sfoglia, quella che compriamo al supermercato. Vi consiglio di comprarla rettangolare e vado ad utilizzare il kinder bueno, che sicuramente, insomma, voglio dire, conosciamo tutti, giusto? Sicuramente grandi e piccini ci capita sempre di fare uno spuntino o una merendina magari per i bambini con queste squisitezze. Allora, ne mettiamo uno qui, un altro qui a fianco. Nel frattempo però mettiamo questo e poi andiamo un attimino a riscaldare, ecco qui, lo mettiamo qui, quindi un po' distanziati tra di loro, andiamo a riscaldare il nostro pitto forno. Sapete che nel pitto forno viene completo anche di teglia e di omino. In questo caso noi possiamo utilizzare o San Pietro oppure il nostro coperchio 35. Per questa ricetta, siccome anche questo lo appoggiamo qui, non faccio vari strati, ma tengo solamente uno strato, andiamo a utilizzare con il nostro coperchio 35. Che cosa faccio? Vado a preriscaldare il nostro pitto forno, proprio come se noi stessimo riscaldando su un forno normale. Quindi continuiamo, andiamo ad aprire le barrette Kinder, e anche queste le mettiamo qui posizionate, siccome sono un po' più piccole ne utilizziamo tre. Adesso Giovanni, ecco che si avvicina, così vi fa vedere in primo piano proprio la preparazione di questa cosa veramente molto molto semplice. Andiamo a tagliare a metà la nostra sfoglia. Guardate che facilità, insomma, questo dolcino veramente velocissimo da poter preparare quando magari sappiamo che arrivano degli ospiti e noi non siamo tanto pronti, però
il dolce per gli ospiti ci deve essere sempre, no? Andiamo a chiudere così, ecco qui, molto semplicemente andiamo a piegare sotto la nostra pasta sfoglia. Magari con le mani vi aiutate, insomma, la chiudete bene bene, quindi questi verranno giustamente più grandi perché il duplo è più grande, più cicciotto, no? Perché sopra c'ha la mandorlina, la nocciolina, invece magari la barretta viene un po' più piccola perché è più schiacciata, è più piccolina. Ecco qui, quindi chiudete, una cosa veramente così facile che potete farlo fare anche ai vostri figli, così si divertono, visto che sono cose della kinder e sono più adatti a loro, anche se, ripeto, anche i grandi e anche i mariti mangiano le barrette kinder, non tutti, il mio no, mica mangio la barretta kinder. Non ne mangio solo una. Ah, ecco, ecco, ok, meno male, dai, hai detto la verità. Quindi andiamo a chiudere, ci sono le mie cucherine? Adesso siamo arrivati già a 91 persone. Brave, brave, bravissime, ecco qui, chiudiamo quest'altra. Poi se trovate le barrette, quelle più grandi, potete utilizzare anche quelle, giustamente. Noi non le abbiamo trovate, abbiamo trovato queste piccoline e abbiamo preso queste. Ecco qui. Ora, che cosa facciamo? Prendiamo, togliamo questo così vi faccio vedere meglio, il rosso dell'uovo e con un pennello, oddio, ci ho fatto andare anche la carta sopra, con un pennello andiamo a spennellare sopra alla nostra sfoglia, così che verrà anche bella colorata, perché sennò altrimenti rimane bianca, no? Perché noi non dobbiamo bruciarla, ma dobbiamo solo farla dorare leggermente. Poi dopo arriverà un altro dolce che vi piacerà tantissimo, siete sicuramente curiosi dell'ospite e sapere poi giustamente anche la sua storia perché abbiamo quest'ospite. Siamo diventati tantissimi, forse perché tutti vogliono conoscere l'ospite oggi. Infatti, bravi, siamo a 114 persone. Allora, io vado a prendere la teglia con la mia pinza che a tutti piace, vero? Vado a prendermi la mia teglia, ecco qua. Ricopro il mio kit forno così lo teniamo bello caldo e vado a metterci i nostri dolcini, ecco qui, e dopo li andiamo a decorare. Allora li faremo stare 5-6 minuti perché tanto sotto si colorano subito, e poi il tempo che si asciuga l'uovo sopra li andiamo a girare, così ci mettiamo veramente un attimo. Ecco qui, vado a riposizionare la mia teglia nel kit forno e voilà. Allora, sto utilizzando una fiamma alta con un fornello grande, ok? Ho alzato giustamente la mia teglia con l'omino in modo che la teglia rimane in alto. Avete visto quanto è semplice? Poi dentro, se non vi piacciono questi dolcini, non lo so, potete metterci altri tipi di cioccolato all'interno, però quelli della Kinder penso che piacciono un po' a tutti. Allora, adesso andiamo a preparare il nostro salmone. Nel frattempo aspettiamo, io do l'occhio al mio orologio, aspettiamo il tempo dei 4-5 minuti, insomma, dei nostri dolcini. Allora, oggi ho questo salmone, vedete, sono dei tranci di salmone. Se volete, come dicevamo stamattina in alcuni gruppi, abbiamo parlato di magari cucinare con della carta forno sotto nella pentola, come volete voi, se volete mettere la carta forno, altrimenti no. Posizionate i vostri tranci, quanti ve ne servono, insomma, dipende, insomma, da quante persone devono mangiare, quindi posizionate, ecco qui, i vostri tranci, questo lo appoggio qui perché scorre un po' dell'acquetta, nella pentola, ok. Poi vado ad aggiungere, un attimo che mi pulisco. Rosaria, già chiedono quando arriva l'ospite. Adesso non vi piaccio più io, non ho capito, Allora, aggiungiamo della bella cipolla, in questo caso è una cipolla di montagna,
quindi è bella forte e bella anche dura. E ci mettiamo dei pomodorini freschi che io ho tagliuzzato solo, quindi veramente in un modo proprio molto molto semplice. Questo non l'abbiamo tagliato, adesso lo tagliamo nei pomodorini. Poi ci mettiamo un po' di sale, un po' di pepe bianco, che per il pesce il pepe bianco è veramente ottimo. Ecco qui, prendiamo questo coltello e andiamo ad aggiungere anche questo pomodoro. Ok, ci andiamo a metterci un filino d'olio, perché questo è un salmone che comunque rilascia un po' di grasso, quindi un filino d'olio e un pochino di sale. Ah, ecco, si stanno aggiustando i commenti, hanno detto no no, tu sei la numero uno, dice Stella. Stellina, ecco qui, un pochino pochino, e poi andiamo a prendere un po' di pepe bianco, che come al solito io non mi sono preparata. Eccolo qua, lo prendiamo da qui, perfetto. Oh, andateci piano, perché questo è bello forte. Andiamo a coprire con il nostro coperchio. Come avete visto, io ho utilizzato la 28 perfetta che è in offerta, con il bordo d'acciaio, in modo che quando noi andiamo a appoggiare il nostro coperchio non rovina nemmeno la nostra pentola. Allora, io avete visto che cosa ho come ho preparato il nostro salmone? Ho messo tutto a crudo, quindi salmone, un filo d'olio, un po' di sale, un po' di pepe bianco. Poi se vi piace potete aggiungere delle olive, potete aggiungerci delle verdurine, tipo una zucchina tagliata, un po' di peperone, qualche melanzana, lo potete fare anche così. Oppure, io ci ho messo adesso solo i pomodorini, oppure potete anche aggiungerci un po' di frutta secca, un po' di frutta di quelle che si vendono nelle bustine nei supermercati, anche la frutta disidratata, che viene veramente buonissima. Oppure solamente così, in modo semplice, con cipolla e pomodorino, veramente una cosa insomma molto leggera. E se volete qualche oliva nera di Gaeta, che comunque ci sta sempre bene. Vado ad accendere la mia fiamma. In questo caso utilizzo una fiamma sempre alta all'inizio, fino a quando non uscirà il vapore, con un fornello medio. Ok, allora tra poco andiamo a vedere, questo lo mettiamo qui, il nostro San Pietro, che voi sapete che con l'offerta del kit forno potete scegliere o il San Pietro, quindi il completo a 99,90, oppure con il 35 in offerta a 79,90. Allora, qualche altro minuto e andiamo poi alla cottura, ad andare a girare i nostri dolcetti. Allora, prima che andiamo avanti, ci sono delle domande? Intanto ci sono tantissime presenze che ti salutano tutte quante. Grazie. Poi c'è Flora che vuole il mio dolcino, ma Flora, non è possibile, ti farò sapere se è buono oppure no. Cioè, dopo che l'ha mangiato è finito anche. Bene, poi invece Rosetta, la signora Rosetta dice: Rosaria, devi far vedere le zeppole nel kit forno. Le zeppoline, però adesso non è il momento delle zeppoline. Le zeppoline che si fanno? Laura, no, alla festa del papà, mi suggerisce la mia ospite. Sì, quindi sì, abbiamo già scoperto che è una donna e che non è un uomo. E vediamo dopo che cosa ci preparerà. È il suo cavallo di battaglia, quindi cerchiamo insomma, allora, di fare in modo che questo cavallo di battaglia oggi venga benissimo, ma sicuramente vi piacerà. Stella invece dice: oggi ingrasseremo tutti, Rosaria. Faremo? Ingrasseremo tutti. Lo so, dobbiamo smettere di fare dolci. Però come ti cucare, come si fa? Dite. Poi addirittura Stella dice: io sono sicura che l'ospite la conosciamo. No, non la conoscete, non la conosce quasi nessuno. Bene, diciamo bene, andiamo avanti, perché c'era una domanda. No, no, tu sei la numero uno, questa già te l'avevo detta. A me piaci tanto, mi basti solo tu, Caterina, la signora Caterina. Grazie, grazie. Bene, Stella dice: certo che ci piace, sei la nostra mascotte. Perfetto, appetitoso, senza olio, complimenti, molto brava. Buon pomeriggio, signor Giovanni, la pasta di ieri sera è il top. Non abbiamo ancora messo la foto. Grazie, signora Elisa, grazie, grazie, grazie. Ah, l'hanno già fatta, allora mettetele anche la vostra foto, vi raccomando. Grazie, complimenti, mettete le foto, mi raccomando. Allora, ti voglio dare anche un suggerimento per quanto riguarda il salmone. Se volete, potete anche non aggiungere proprio olio, mettete la carta forno sotto, perché sennò vi si appiccica insomma la pentola, anche se queste sono pentole ottime, però magari non tutti utilizzano le nostre pentole.
potete mettere la carta forno e non mettete assolutamente olio, perché comunque il salmone, come vi ho detto in precedenza, rilascia un po' di grasso, perché il salmone comunque è grassoso, quindi potete anche non aggiungere l'olio. Allora, loro intanto collaborano tra di loro, perché c'era una domanda che ti chiedeva la signora Lucia, che diceva cosa hai messo a pezzi bianchi, e la signora l'ha già risposta, gli ha la detto cipolla. Sabrina, la signora Sabrina gli ha detto cipolla. Eh sì, è una cipolla di una montagna che abbiamo comprato, siamo stati insomma su una montagna, quindi è una cipolla molto robusta, una di quelle che ha un sapore abbastanza forte, quindi insaporisce veramente il pesce, anche perché comunque il salmone già di sé ha un sapore abbastanza forte. Oppure potete comunque utilizzare una cipolla di Tropea, una cipolla bianca, una cipolla gialla, qualsiasi cipolla voi avete. Bene, qualcuno dice non hanno visto il saluto di Claudia. Beh, voglio dirvi che Claudia ha passato tutta la mattinata con Rosaria, ecco perché penso che non partecipi oggi, perché Rosaria l'avrà sfinita. Allora, volevo farla rimanere, però poi eravamo troppi e superavamo le quattro persone, quindi era meglio di no. Qui è già Natale. Una diretta anche io e Claudia insieme. Qui è già Natale, Rosaria, vogliono anche gli struffoli. Eh sì, lo so, già me l'avete chiesti, quindi sicuramente settimana prossima faremo gli struffoli, faremo anche un'altra ricetta natalizia che sto iniziando a preparare, insomma, proprio per farvela conoscere. Qui c'è un complimento particolare. Per te sicuramente. Non è per me, okay. Questa volta non è per me. La signora Lucia fa i complimenti ad una certa Valentina. Ah, sì. Chi è Lucia chi? La signora Lucia Piccirillo. Ah, Lucia Piccirillo, una delle mie cucherine fresche fresche. Io volevo fare i complimenti a Valentina, molto gentile e disponibile. Però nessuno sa chi è Valentina. Lucia. La signora Rosetta dice siete simpaticissimi. Grazie, grazie. Lucia, poi spiegheremo chi è Valentina. Adesso pensiamo un attimo alle ricette. Quindi io qui già sento il friccicolio, come dico io, del mio salmone. Quindi ve lo porto subito qua, lo scopriamo subito, perché una volta che lo porto qua, io poi il friccicolio non lo sento più. E di là i miei registri adesso ridono, perché oggi sono in due a prendermi in giro. Ridono una destra e una sinistra. Va bene, va bene. Allora, corriamo subito, vediamo un pochino il nostro salmone. Giovanni sta dormendo, non vi preoccupate, arriverà con calma. Eccomi, piano piano, con calma, io faccio con tutto con calma. Non mi devi dare fretta. Guardate qui, prendiamo anche una palettina così vi faccio vedere. Vedete, già sta prendendo un bel colore del salmone, vedete com'è, insomma, il colore del cotto, diciamo così. Bello rosa rosa. Sì, io questo letto di pomodoro e cipolla io non lo sposto, lo lascio proprio sempre così, in modo, sapete perché? Perché adesso tutti i eccomi dorme, qua oggi dorme, cioè era fissato qui, oggi dorme proprio. Quindi stavo spiegando che ho le verdure che mettete, oggi strozzo qualcuno, ho le cipolle con i pomodorini, una volta che noi li mettiamo sopra, che cosa fanno? Scendono i suoi sapori, i suoi sali minerali, le vitamine, insomma tutte le sue proprietà, e vanno proprio a penetrare nel pesce, quindi a insaporire proprio il pesce. Quindi lasciatele stare sopra, in modo che loro piano piano, daranno insomma tutte le loro proprietà al pesce, quindi insaporendolo del tutto. Allora Rosaria, ti voglio dire che la signora Maria Grazia dice Valentina la dolcezza assoluta. Ah, invece sì. Lucia, penso di averla mandato in confusione, ecco. La signora Lucia, perché dice la ragazza segretaria. Ho sbagliato nome? No, non ha sbagliato nome, signora Lucia, non si preoccupi. No. Allora, vediamo un pochino i dolcini. È arrivata anche Claudia, ecco, bene, non poteva allora, mancare. Andiamo a vedere un attimo. Si è ripresa. Ciao Claudia, ti stavano nominando. Allora, vedete l'uovo sopra, non mi veniva più la parola. Si è anche già dorato, io potrei anche non girarli, però vedete poi sotto già sono belli dorati, quindi io li giro leggermente, anche se mi sto scottando, ma proprio guardate come si sono anche belli gonfiati, quindi io li giro proprio leggermente e li mettiamo di nuovo sul fornello veramente per pochi minuti. Ok, andiamo a mettere un'altra volta qui, pochi minuti, poi li andiamo a togliere e li andiamo a decorare. Per quanto riguarda il salmone ci metteremo al massimo
un quarto d'ora, 20 minuti di cottura. Adesso sta iniziando proprio a uscire il vapore del tutto dai nostri fori, quindi in questo caso possiamo andare ad abbassare leggermente la fiamma e lasciare questi 15 minuti di cottura. Io non li vado a girare per niente, quindi il mio salmone cucinerà così, non lo vado a girare, perché comunque con il vapore che è uscito dalla cipolla, insomma, e dai pomodorini, perché hanno rilasciato anche il loro liquido, loro adesso si sono, i liquidi si sono depositati in basso e quindi daranno la possibilità al pesce di cucinarsi bene. Quindi questi 15 minuti li lasceremo così. Per i dolci altri 2-3 minuti li andiamo a togliere. Poi, altre domande, così poi dopo andiamo a pensare ai nostri dolcini. Ma no, oggi ci sono tanti complimenti da persone diverse per la nostra Valentina. Oh. Addirittura è arrivato anche, beh, addirittura no, Laura, insomma, Laura, la signora Laura è meravigliosa e dice: Valentina. Laura la conosce al telefono, Valentina. La conosce Valentina al telefono? Sì. Va bene, io non lo sapevo. Laura Maggiore, parliamo? Esatto, sì. Dice: Valentina è una delle persone più pazienti e disponibili che io abbia mai conosciuto. Io non credo tutta questa cosa di questa Valentina, perché sinceramente a me non sembra così, però se me lo dite voi vi credo. Però vi posso assicurare che se non fosse stata paziente non poteva stare nel mio gruppo delle cucherine. Rosaria, c'è un problema, penso, grosso, perché... Sì, c'è un problema grosso. Sono Giovanni, io, lo so. Teresa, la signora Teresa dice che profumino, ma come fa a sentire il profumo? Brava Teresa, perché Teresa sta viaggiando con il cervello, lei già sente l'odorino. Hai ragione Teresa, bravissima. Bene, poi ci dicono che sono fantastico. Non è vero, non è vero. Ma sì, Giovanni. No. La signora Marina dice: buonissimi dolcetti, e tu e Giovanni siete simpaticissimi. Più io che Giovanni, però vabbè. Poi Flora dice: gli sporca mousse devi fare. Oddio, è mo che Flora, tu sei pugliese, io no, non ti posso capire. Io posso capire la battuta napoletana, romana, ma non la posso capire quella pugliese. Allora, io ho spento il kit forno, ho spento. Quindi adesso io mi vado a prendere la mia teglia e andiamo a prendere i miei dolcetti. Quindi al massimo saranno stati... diciamo allargandoci 10 minuti. Il kit forno lo lasciamo qui perché forse ci servirà. Ecco qui. E andiamo a prendere i miei dolcetti. Guardate che belli che sono. Giovanni li guarda sbalorditi. Ma scusate, li stavo guardando prima io, Un attimo, Oggi. Infatti, Oggi è emozionato. È distratto. Allora. Ecco qui, scottano un pochino, però io giustamente per farveli vedere subito ve li tolgo subito. Vedete, allora quelli grandi giustamente sapete che sono con il duplo e quelli piccolini invece sono con la nostra barretta. Allora questo lo rimettiamo qua perché non so se adesso sì, mi sembra che serve proprio questo, quindi lo rimettiamo qui al calduccio. Questi adesso li facciamo un attimo raffreddare, io ve li voglio far vedere. Vedete come sono rimasti intatti, la cioccolata non si è rotta, non è uscita fuori, giustamente dentro si è sciolta, volevo dire, però comunque si è sciolta. Adesso aspettiamo un pochino, li facciamo raffreddare perché li dobbiamo decorare. Se li vado a decorare adesso con panna e Nutella, rischiamo poi che si scioglie tutte. Quindi li facciamo raffreddare. Controlliamo un attimo il nostro salmone, così con tanta gioia chiamiamo la nostra ospite. Qua non servono le presine, ma ormai mi sono presa l'abitudine. Prima dell'ospite devi rispondere a una domanda. Sì, allora, vediamo un attimino il salmone. Vedete che bello? Guardate qui. Vedete, già è cotto. Guardate qui quanti belli liquidi ci sono all'interno. Vedete, già si spappola, se voi lo toccate già si rompe tutto. I pomodorini si sono appassiti, così anche la cipolla, quindi li lasciamo stare così a qualche altro minutino e poi andiamo a spegnere anche il nostro salmone. Ok. Allora, rispondiamo alle domande. Allora, c'è una domanda, non ricordo il nome della signora perché è andata avanti, voleva sapere a cosa serve la cupola. Allora, San Pietro a cosa serve? La differenza, adesso avete fatto bene a farmi questa domanda, così approfitto. La differenza tra il coperchio 35 sul kit forno e San Pietro. In una cottura del genere a me non sarebbe servito San Pietro, perché non è una cottura a vari strati. Se però io volevo mettere 2-3 teglie per fare più dolci di quelli, mi avrei fatto vedere 2-3 teglie. Per mettere 2-3 teglie, o 2, quello che sia,
A me serve per forza San Pietro, perché San Pietro mi dà la possibilità di sviluppare l'altezza, mentre io invece con il 35 sul kit forno posso solamente sfruttare una sola teglia, perché se io su questa teglia nera, quella che abbiamo fatto i nostri dolci, adesso ve la faccio rivedere, vado a mettere, guardate che la sposto un po', ok, se io qua sopra vado a mettere un'altra teglia per poter cucinare con il mio coperchio 35, non è possibile, perché altrimenti mettendo il 35 con i fori vado a sbattere sopra quello che sto cucinando. Mentre invece con San Pietro, vedete come cambia tra il kit forno col coperchio che mi arriva qui e invece il San Pietro che giustamente sviluppa l'altezza. Quindi qui io posso mettere fino a 4 teglie. Cioè abbiamo visto l'altro giorno, mercoledì, abbiamo fatto 4 pizze tutte e 4 insieme. Cosa che invece io col coperchio normale sul kit forno avrei potuto fare una pizza alla volta. Oppure vogliamo fare uno chiffon cake, l'ha fatto venerdì, sabato, adesso non ricordo. Claudia, noi col coperchio normale 35 non l'avremmo potuto fare, lo possiamo fare solo con San Pietro, perché la chiffon cake comunque cresce in altezza, insomma è molto alta, molto grande. Abbiamo fatto il pandoro circa un paio di settimane fa, forse qualcosa in più, col coperchio 35 non l'avrei potuto fare, con San Pietro invece sì. Quindi questa è la differenza, ci sono cose che con il coperchio 35 sul kit forno non ci va, non possiamo fare altre cotture, insomma cotture più in altezza oppure più cotture nello stesso momento. Poi il kit forno con il 35 così è in offerta a 79,90, invece con San Pietro è in offerta a 99,90, quindi con una differenza minima veramente di 20 euro. Allora, ci sono altre domande? Sì, la signora Maria Antonietta chiede, si può usare un distanziatore più alto? Allora, quello è l'omino che esce proprio nel kit forno, altrimenti potrete metterci delle griglie, ma questo sempre se voi utilizzate il San Pietro, perché se utilizzate il coperchio 35 sopra normale del kit forno, se alzate ancora di più la teglia va a finire quello che cuciniamo sotto ai fori del coperchio e quindi chiudendo i fori non vi cucina più. Bene, poi la signora Tanina chiede, io voglio sapere per curiosità, sì, perché il coperchio si appoggia così? Perché non ha una chiusura ermetica, il nostro coperchio si adatta a tutte le misure delle pentole, cioè se io a casa ho una pentola 28, una pentola 30 e voglio metterci questo coperchio più grande posso utilizzare anche questo coperchio, altrimenti se avesse una chiusura ermetica io dovrei tenere per ogni coperchio una pentola adatta, invece noi possiamo utilizzare i nostri coperchi su tutte le pentole che vogliamo. Vedete questi cerchi che ha il coperchio, questo vuol dire che io con questa misura, che questa è la misura 35, posso coprire la misura 35, 34, posso coprire la misura 30, posso coprire la misura 27, quindi questa è una misura 35, io da 34 fino a 25, 24 posso coprire tutte le mie pentole e coperchi, pentole e padelle che ho a casa. Ok, bene. Invece Flora ti dice che gli sporca mousse sono dolci con crema, sfoglia e zucchero a velo. Ah, vabbè, sempre una cosa buonissima. Bene, bello il piatto della Thun. L'hanno visto subito questo piatto, eh? Vabbè, perché bene, anche Flora è innamorata della Thun, quindi lei l'ha visto subito, sicuramente. Bene, la signora Teresa dice vedere e assaggiare, bravo Giovanni, grazie. Ecco qui, andiamo avanti, ma poi mangi tutto tu Giovanni, certo, quasi, assolutamente, quasi, per l'80% sì. Allora, se non ci sono domande continuiamo e poi magari nel frattempo... La signora Daniela chiede se anche il coperchio San Pietro ha i fori. Certo, vediamolo subito, eccolo qui, vedete, ha i 6 fori all'interno, ha la cupolina sotto che è un po' più piccola perché giustamente San Pietro si chiude perché è fatto proprio a cupola e poi giustamente ha i fori ed è un coperchio modello classic che comunque volendo si può trasformare anche nel modello dynamic, perché quando voi acquistate potete avere la valvolina dynamic, invece di pagarla 29,90 la pagate 4,90, ok, 4,99. Poi invece la signora Maria Grazia dice con la pasta a sfoglia ho potuto constatare che mettendo un'alzatina più alta riesce a dorare senza girare. Sì, ma infatti io le ho girate proprio per velocizzarmi i tempi, perché sennò altrimenti non le avrei girate. Avete visto sopra già si stavano dorando? Altri 5-10 minuti si sarebbero dorati anche sopra. La signora Tina invece chiede, buonasera, è possibile cucinare con una sola teglia con il San Pietro? Certo.
Certo. Bene. Bene, poi la signora Marina chiede a cosa serve la valvola. Allora, la valvola serve, vedete, io in questo caso del coperchio 35 c'è montata la valvola, come vedete, vedete se da una parte si è alzata, da una parte no, perché adesso sta scendendo perché abbiamo cotto i nostri dolcini, quindi se la pentola si sta raffreddando e sta scendendo la valvola, sta scendendo la campana di raffreddamento. Questa è una campana di raffreddamento che quando la montiamo con lo Smart Dynamic è tutta bassa, quindi chiude i fori del coperchio. Vi faccio vedere, ecco qui, proprio questo. Bene, tutto a posto, è caduto solamente il ripiano. La campana di raffreddamento, quando montiamo la valvolina Smart Dynamic, rimane tutta chiusa. Quando noi andiamo a cucinare nella pentola, appena che arriviamo a 60-65 gradi, la nostra campana di raffreddamento si alza e questo ci fa capire che noi siamo arrivati a 60-65 gradi e quando si alza del tutto, come è successo prima, arriviamo ai 100 gradi e lì ci fermiamo. Avendo lo Smart Dynamic possiamo mandare il piatto in autocottura, cioè ad esempio io avrei potuto non girare i miei dolcetti, spegnere il gas, lasciarli lì dentro e loro avrebbero continuato a cuocere per altri 5-10 minuti, insomma fino a quando la calottina non inizia ad abbassarsi e quindi si sarebbero cucinati, insomma coloriti come vogliamo dire, per tutto il tempo con la fiamma spenta, quindi mandiamo il piatto in autocottura. Quindi questa è la differenza, ci velocizza ancora di più i tempi, quindi ci mettiamo ancora meno tempo di cottura. Ok, allora Rosaria, una rettifica, la signora Tanina dice, non dicevo come si appoggia il coperchio sulla pentola, io ho il vizio di capovolgerlo, ma con me Magic Cooker no. Allora, ho capito. Lei lo capovolge perché evidentemente non ha, fa l'effetto forno, ma non ha il coperchio Magic Cooker. Ha un altro tipo di coperchio che comunque hanno insomma inventato Magic Cooker, non fa niente, non andiamo avanti perché noi non amiamo giudicare le altre aziende, però quello non è Magic Cooker. Il nostro non c'è bisogno di capovolgere per fare l'effetto forno. Ma noi facciamo l'effetto forno, effetto bisecchiere, effetto vaporera, sempre nello stesso modo. È solo una questione di fiamma e di tempi, ok? Allora io anche il mio salmone vado a spegnerlo, quindi anche il salmone è pronto e tra poco lo andiamo a impiattare e nel frattempo allora che cosa facciamo? Invitiamo la nostra ospite. Allora prima di invitarla io vi faccio una piccola presentazione. È una persona che fa parte comunque del gruppo, diciamo così, delle cucherine, quindi le cucherine come Lucia, come Flora, come tante altre, insomma, come Claudia, Gemma, Natascia, Maria, insomma, tante, conoscono Valentina. Valentina fa parte del mio team, però non fa parte delle cucherine che cucinano. Ecco, diciamo così, lei è dietro alle quinte, lei è quella che ci aiuta, è quella che ci aiuta quando una cliente, quindi una di voi, ha un problema con l'ordine, l'ordine non è arrivato, l'ordine è in giacenza, quindi Valentina mi aiuta nell'amministrazione. Non mi piace proprio dire tanto è la mia segretaria, ma è comunque una collaboratrice che mi dà una mano nel mio ufficio, nel reparto insomma dell'amministrazione. Però siccome lei fa una ricetta molto carina, molto semplice, che quando la facciamo assaggiare insomma ai nostri amici, perché poi ormai siamo entrati in amicizia, piacciono a tutti quanti, allora ho detto ma perché non farli vedere alle nostre clienti, visto che comunque spesso chi conosce Valentina mi dice non ho mai visto il viso di Valentina e quindi la facciamo vedere, non la facciamo emozionare perché lei non è brava a stare davanti alle telecamere e soprattutto in cucina, ok? Quindi va bene, Rosaria, ma ci sei tu che la supporti, eccola qui la nostra Valentina. Non solo è alta, non solo è veramente alta, se mi sa anche i tacchi, quindi questo non è giusto. Io non ho i tacchi, quindi dovrei stare in punta di piedi, quindi dovremmo fargli togliere i tacchi a lei, oppure li avrei dovuti mettere io, ma va bene così. Allora, va bene, Valentina, quanto sei alta oggi? È stranissimo. Allora, Valentina ci preparerà un dolcino anche lei, così mentre che lei prepara, poi noi impiattiamo il nostro salmone. Lei preparerà un dolcino veramente veloce. Sì, spiegaci un po'. Allora, sono dei semplici dolcetti alle mandorle. Quindi facciamo tostare le mandorle. Ogni 100 g di mandorle mettiamo 100 g di cioccolata. Io di solito mischio cioccolata al latte e cioccolata fondente perché la cioccolata al latte da sola a volte è un po' troppo dolce. Quindi una volta che le mandorle
mandorle sono tostate, io nel frattempo ho già spezzettato il cioccolato. Una volta che le mandorle sono tostate, quindi appena escono dal forno, in questo caso dal kit forno, certo, le mettiamo sopra al cioccolato già triturato a pezzettini, chiudiamo in modo che con il calore il cioccolato si scioglie, dopodiché li mettiamo in questi pirottini, così, e li lasciamo raffreddare. Per velocizzare magari li mettiamo anche un po' in frigo in modo che si velocizza di più, si raffreddano, dopodiché sono pronti per essere mangiati. Ok, allora vai Valentina, quindi mettiamo, queste sono 200 grammi di mandorle, tanto qua che abbiamo la ricetta, Giovanni si avvicina così ci guarda bene, mettetele tutte belle piatte perché devono scrocchiellare. Devono? Scrocchiellare. Come pedaloso, perché scrivete, scrocchiellare. Devono essere belle croccanti, devono fare quel rumore, insomma, che scrocchiano un po', e le andiamo a mettere nel nostro kit forno. Ecco qui. Anche in questo caso andiamo ad accendere una fiamma alta, giusto? Sì. Ok. E nel frattempo Valentina ha tagliuzzato il cioccolato, quindi come ha detto lei l'ha mischiato tra il bianco e il fondente, quindi le tavolette quelle finissime, le ha messe in questo contenitore, quindi dovete proprio metterle in un contenitore di plastica, in modo che adesso che le mandorle saranno belle calde, lei le metterà nel cioccolato e inizia a scioglierle, esatto, giusto? Le copriamo con il coperchio e col calore delle mandorle il cioccolato si scioglie, quindi okay, le lasciamo un paio di minuti coperte in modo che dopo mischiamo ed è tutto sciolto. Ok, allora nel frattempo che aspettiamo che le mandorle diventano belle croccanti, noi andiamo a impiattare il nostro salmone. Avete visto quanto poco tempo ci abbiamo messo? Vedete i pomodori, le cipolle, come sono rimaste belle intatte. Se poi non vi dovessero piacere, allora vuol dire che magari vi fate pezzettini più piccoli. Io vi metto una fettina proprio per far vedere, vedete quanto liquido, cioè non liquido, quello è proprio il sugo, diciamo così, un po' il grasso del salmone, quindi ecco perché vi avevo consigliato di mettere proprio poco olio. Vedete che bel sughetto? Che odore, eh? Allora, togliamo questo e andiamo a mettere un po' di sugo sopra. Facciamo così. Vedete, non è acqua ma è condimento, no? Tutto il condimento che è fuoriuscito dal nostro salmone e giustamente poi il condimento che ci abbiamo messo. Ecco qui. Mi piace? Vediamo che cosa dicono. Allora, ci abbiamo messo. Vediamo se piace questo salmone. Vediamo se arrivano i like, i cuoricini. Vi posso assicurare che è buonissimo. Veramente rimane tenero. E poi andiamo, allora lo mettiamo qui, così poi dopo ci facciamo anche una bella foto. E andiamo a decorare adesso i nostri dolcini. Allora, a qualcuno ci mettiamo un po' di panna. Ne facciamo, giusto per rimanere leggeri. Ci mettiamo, ecco, forse a questi più grandi. Aspettate che meglio fare così, va? Perché è nuova. Ecco qua. Ok, una cosa leggera, eh? Anzi, facciamo uno grande e uno piccolo, dai. Siete concentrate? Non parla nessuno. Infatti. Un po' di quel marco. E qua ci mettiamo, poi adesso lo andiamo anche ad aprire, queste palline colorate proprio per farvi venire proprio carine. E allora mi avvicino per far vedere certo l'effetto delle nostre palline colorate. Guardate qui. Altro che pasticceria, qua non si può uscire. E allora facciamo fai da te. Ecco qui. Oh, bellino carnevale abbiamo fatto. Allora, queste le abbiamo decorate con la panna, queste le andiamo a decorare un po' con la Nutella, sempre per mantenerle proprio leggere, ok? Quindi gli fate una bella tiratina di, diciamo così, tanto dopo ne prendiamo un altro. Ecco qui, spalmiamo un po' di Nutella. Io non l'ho sciolta la Nutella perché sennò altrimenti vi diventa troppo liquida. Non parlano? Vedo tanti cuoricini, oh. Poi bravissima Rosaria, però questo è l'ultimo commento, gli altri te li leggo dopo. Ok. Allora, voi potete decorarli anche con della crema, io ci ho messo la Nutella, insomma, voglio dire,
Perché poi ognuno ha i suoi gusti, li facciamo così. A me in famiglia purtroppo la crema piace poco. La signora Caterina Oliviero dice che un giorno viene a trovarti per fare una diretta con te. Mamma mia, bravissima, magari veramente. Bene, bene. Ecco qua. Dopo il piatto passalo a me, ci penso io a custodirlo. Dopo lo tagliamo uno, ci penso io a conservare questo piatto, dallo a me, non ti preoccupare. Certo, guarda, non ho dubbi. Allora, e qui ci vado a mettere queste goccioline di cioccolato bianco, proprio per decorarle, perché sennò altrimenti l'avremmo lasciate così, insomma era brutto, oppure magari se mettevamo le goccioline di cioccolato fondenti non si vedeva sul cioccolato, e quindi queste qua restano più carine. Che dite? Dicono bellissimi piatti. Forse io non ho mangiato ancora nulla, forse si vede solo il forse piatto. Forse il piatto della tunna è bellissimo. Ecco qui, guardate che carini. Ecco qui, io sarei, si vedevano benissimo. Ah, okay, anche allora prima, li lasciamo qui. Ok. Mi piacciono. Ok, perfetto. Adesso li andiamo anche a tagliare così lo vediamo un po'. Allora, vogliamo controllare le mandorle, vale il mondo. Un altro pochino, allora lasciamo che stanno Valentina, Valentina, non ci provare, che già hai detto due volte, questo salmone ha un sapore così, non te lo faccio assaggiare. Niente. Non è per te, lo devo mangiare io, hai capito? Allora, vi piacciono? Dite la verità, sono proprio carini, sono venute proprio veramente. Ecco, Rosaria si rifiuta. Allora, Rosaria, purtroppo siete, insomma, molto equilibrate in altezza e qui... Quando viene qua a mettere le scarpe da ginnastica, oggi è venuta elegante. Non vengono i piatti, hai capito? Se o prendo voi o prendo i piatti. Certo. Quindi quando tu parlavi col piatto, loro non vedevano. Ah, ok, ok. Ok, andiamo avanti, vediamo cosa dicono. Allora, ripartiamo dal momento in cui c'è stata l'entrata di Valentina. Okay. E Flora Franco dice sì, vai! Poi abbiamo sempre lei che dice vai Valentina. Poi abbiamo una domanda forse. Ecco qui, la signora Caterina Oliviero ti chiede: si mette la carta alluminio quando si cuoce il salato? Non far sporcare il kit forno? E per non far sporcare il kit forno, quindi se non vi interessa che si sporchi, dopo lo pulite con una retina saponata tipo quella della Bravo, che viene benissimo, potete anche non metterla. Ecco, adesso vi avvicino un po' in più così vi vedete meglio, perché lì era un po' troppo distante. Okay. I piatti già li hanno visti, non c'è bisogno più, perché li faccio sparire io. No, adesso io lo volevo tagliare quello dolcino, almeno uno lo volevo tagliare, quindi così Giovanni adesso finisce di fare le domande, poi si avvicina così lo tagliamo. Va bene, allora hai risposto alla domanda del perché si mette la carta d'alluminio? Non ho sentito, perfetto. Beh, poi ci sono Tania che saluta Valentina, Anna Maria che saluta Valentina, ciao, Lucia che dice wow, avevo intuito che era Valentina, Lucia Romano che non so chi sia saluta Valentina, benvenuta Valentina da Stella in Sollitto, Gemma, Flora, insomma, Adele, Ciccarelli, Manolo. Quindi sapete che quando avete un problema con l'ordine è colpa di Valentina. Sapete adesso con chi ve la potete prendere. Insomma, questa è stata un po' una diretta d'inganno che Rosaria vi voleva far vedere, insomma, con chi prendersela quando non arriva un ordine in tempo. Vabbè, è vero, perché cioè nel senso che comunque quando abbiamo un problema, magari con una consegna, con un ordine, a volte arriva una cosa invece dell'altra, a volte arriva prima, a volte arriva dopo, si aspetta un po' di tempo, Valentina, ecco lei, insomma, ecco, è a contatto qua. Qua piovono un sacco di risate, se la stanno ridendo tutti. Bene, allora voglio continuare a citare tutti quelli che salutano Valentina, la signora Teresa, la signora Costantina, la signora Giovanna. E poi basta così, mi fermo qui e vai avanti Rosy per tagliare tagliamo. Aspetta che mi devo posizionare, certo. Sei pronta? Io sono sempre pronta. Ecco qua, è nata pronta mia moglie, eccola qui. Allora tagliamo questo qui, che dentro c'è il... Chi tanto posso anche tagliare l'altro. Fai però... piano, non me lo rovinare, fai piano. Infatti perché è morbidissimo. Oh, guardate, ma che bontà. Si è sciolto giustamente... Il kinder all'interno, però non è uscito, guardate che bontà. Valentina lo vuoi assaggiare subito? 800 kcal insieme già a guardarli. Valentina lo assaggia in diretta e devo dire che
così Giovanni soffre, lo assaggio anche io. Come ti sei permessa, Valentina, di assaggiare le mie cose? Giovanni, avete visto cosa succede? Guardate cosa succede quando la fanno pagare. Ma penso che si siano scottate. No, non si sono scottate. Ecco, pensavo che Dio mi avesse subito fatto giustizia, invece no, non si sono scottate. Andiamo avanti. È buonissimo. È buonissimo. Buonissimo, squisito. Non lo so però se la prenderanno tutti bene che voi avete assaggiato in diretta, perché mi sembra un dispettuccio, non solo fatto a me. Dovevamo festeggiare comunque l'incontro, perché è parecchio che non lavoriamo insieme. Va bene. Aspettavo con pazienza questa sorpresa. Magari questo un bacio a Valentina da parte. Lo concediamo a Giovanni. No, se mangio adesso poi non parlo più, mi si appiccica tutto alla bocca e non riesco a parlare. Bene, allora, come detto, Laura dice: aspettavo con pazienza questa sorpresa, un bacio a Valentina. Allora, Laura, un bacio anche a te, Laura. Devo dire la verità, l'idea me l'ha data Laura, perché Laura ha detto, perché qualche Laura Mangione, che è una mia cucherina, mi ha detto un giorno, ma oddio, guardate qua che mi sono combinata oggi. Vabbè, non si vede dalla camera, non ti preoccupare. Un disastro ho fatto. Allora, mi ha detto, ma perché qualche giorno non fai cucinare Valentina con te? E io gli ho detto, Valentina, brava computer. Mamma meno in cucina. No, un pochino meno in cucina, però gli faremmo fare il suo cavallo di battaglia. Giusto. Bene, andiamo avanti. La signora Imma chiede: ho da poco i coperchi, ma ancora non ho molto capito la cottura della pasta, Rosaria. Ok, allora, quando noi cuciniamo la pasta con Magic Cover possiamo mettere tutto il condimento insieme, possiamo metterci la pasta, per ogni 100 grammi di pasta secca, quindi parliamo di Barilla, la Garofalo, la Russo, insomma quello che vi capita. Vedete i tempi di cottura, quindi se sono qualche minuto di tempo di cottura in più ci mettete un pochino d'acqua in più, però comunque la cottura, cioè la proporzione con l'acqua e la pasta è sempre 100 grammi di pasta, un bicchiere di acqua, regolati sempre col bicchiere di carta, così che sono tutti quanti uguali e puoi andare sicura insomma con la perfetta misura. Ok, invece quando parliamo di riso ci vuole 100 g di riso, 2 bicchieri d'acqua, se parliamo di pasta fresca all'uovo comprata, non quella fatta in casa, parliamo di 100 g di pasta con mezzo bicchiere d'acqua. Iniziano a scrocchiolare, che sono pronte. Quando sentite un po' come i popcorn, no? Che stanno proprio all'inizio. Esatto. Quando sentite così, perché me lo dice lei, io non l'ho mai fatti, figurate, l'ho solo mangiati. Quando lei dice che quando fanno così bisogna spegnerli. Adesso bisogna toglierli. Esatto. Allora prendiamo la pinza. Bene, intanto io leggo qualche altra cosa mentre voi siete lì. Sì. Allora, la signora Rosanna, finalmente qualcuno si è accorto di me oggi. Bravo Giovanni, sempre bravo. Grazie Rosanna. Come qualcuno Laura sa. Delfino, bellissimi. Tania dice: meravigliosi questi dolcetti. Vai, adesso Valentina, guardate che cosa fa. Cosa fa Valentina? Andiamo allora, a... abbiamo coperti, quindi cioccolato sotto, le mandorle sopra. E adesso chiudiamo in modo che così non esce il calore e aspettiamo un paio di minuti che il cioccolato si scioglie. Ah, vedi, io l'avrei già sbattuto invece. Ah, quindi praticamente le mandorle sono calde e scioglieranno il cioccolato. Mazza, non l'avevo capito io. Me l'aveva spiegato, invece io ho sciolto il cioccolato, ho messo le mandorle, niente. Allora, questa ricetta, ti spiego come è andata questa ricetta. Noi stavamo a Udine ed è venuta la moglie di un collega di mio marito e ha portato questi dolcetti e sono un vai e vieni, cioè uno va, uno viene, in continuo fino a che non si vede la fine di questi dolcetti. Allora io ho detto un giorno, vabbè, li vogliamo rifare, ti compro l'occorrente e li facciamo. Io già mi immaginavo, infatti, prendi la cioccolata, sciogli la bagnomaria. Ho detto, no, io penso che non li farò mai. Invece lei in 2 secondi, in pratica, ha preso, non avevo i coperchi all'epoca, quindi ha preso le mandorle, le ha messe nel forno, ha spezzettato il cioccolato, ce le ha buttate dentro, io l'ho guardata e ho detto, sta qua. Dico, ma il cioccolato non devi scioglierlo? No, sì, te pensi che io, ecco, uguale io, guarda. E quindi alla fine ecco la velocità, quindi la si fanno in 2 minuti, specialmente il periodo di Pasqua.
che quando c'hai i bambini piccoli ti regalano 27.000 uova di Pasqua e tu non è che te li puoi mangiare tutti, questo è il periodo in cui prendi la cioccolata di Pasqua per smaltirla subito, poi quella è ancora più fina, quindi si scioglie proprio ancora prima in 3 secondi. E quindi, e diciamo anche che una volta fatti, noi adesso ne abbiamo fatti insomma un pochino, ecco, per farli vedere, però quando voi magari ne fate 300-400 grammi di cioccolato, quindi 300-400 grammi anche di mandorle, ve li preparate nei pinottini e lei li mette in un contenitore insomma chiuso ermetico, tipo quelli della Tupper, insomma quello che vi trovate, anche questi qua, e poi li conserva in frigorifero, sì, perché sono, altrimenti si sciolgono, sì, quando li dovete mangiare basta che li fate uscire, insomma li cacciate, si è arrivati a conservarli in frigorifero, si è arrivati a conservarli perché vi posso assicurare che comunque 2 o 3 non bastano. Poi a noi di solito piacciono tanto con le mandorle, però io ho provato a farli con le nocciole tostate, con i pistacchi, li ho provati a fare con la cioccolata Kinder, ma diciamo che la cioccolata Kinder è talmente dolce che poi diventa un po' stucchevole, quindi la ricetta che più ci piace è così, con le mandorle. Vediamo che l'ideale infatti è così. Sì, sì, ok, sì, quindi sì, vediamo se poi vi piace questa ricetta. Allora, quando sarà il tempo di... Vediamo. Quanto si vede? Sì. Eccolo, già si inizia a sciogliere. Gli diamo una sola con un cucchiaio. Ah sì, perché io prima te l'ho spiegato. Allora, andiamo a vedere cosa è successo. Le mandorle calde hanno sciolto le barrette, anzi i pezzetti di cioccolato. E Valentina parte, ecco, allora. Vedete come è sciolto? Guardate qui, guardate. È avvenuta la magia, un coperchio magico, tutto magico oggi. Ecco qui. Che poi questo è veramente molto molto semplice, insomma. Sì, sì, sì. Poi insomma la cioccolata bene o male a casa ce l'abbiamo tutti, la frutta secca anche, perché la frutta secca fa bene, certo, in questo modo ancora di più. Secondo me forse anche con le noci, no? Adesso è anche il periodo, sì, le noci, vabbè, sì, mandorle, le noccioline. Diciamo che a chi piace il contrasto del dolce e salato, anche con i pistacchi ti devo dire che non sono male. Immagino. Sì, solo che i pistacchi c'è, cioè quella pellicina un po' fastidiosa che... Però anche questo, diciamola questa cosa, che comunque tu utilizzi le mandorle con la buccia, sì, diciamo, con la pellicina, sì, non quelle pelate. No, 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 queste qua. Ecco qua. Ok, e quindi adesso tu le devi mettere nei pirottini, adesso, giusto? Sì. Ok. Allora, facciamo vedere la preparazione, sì, di un pirottino. Sì. Allora, oggi ho detto a Rosaria che io di solito metto in questo pirottino 5 mandorle e ho detto, mi è venuto in mente il decreto che c'è assembramento nel pirottino. Meno male che sulle cose da mangiare non, ecco, ci controllano. Qua, non ci controllano. Così. Ecco, queste adesso si induriscono e si poggia qua e lo lasciamo. E giustamente diventa proprio tutto un cioccolatino. Esatto. Ok, allora mentre Valentina riempie, sì, tutti i suoi pirottini, andiamo con le domande che ci sono. Vediamo, vediamo se ci sono, perché mi sono perso qualcosa? No. Allora, Claudia, non ci provare, ti rispondo subito. Claudia dice: passo più tardi a prendere la cena. Claudia, Claudia, non ci provare perché non apro il cancello. Bene, poi... Ma quanto è cattivo, ditelo, quanto è cattivo. Caterina dice, c'è poco cioccolato, eh? E tante risate, molto belle da Maria Antonietta. Bene, dovete, bene, dovete provarli, perché a parte che sono semplicissimi davvero, però adesso voi li vedete che sono col cioccolato proprio sciolto, no? Ma una volta che li mettete in frigorifero, e noi faremo questo sacrificio stasera di mangiarne qualcuno, e quindi vi farò vedere che quando voi li cacciate poi la sera, insomma dopo un paio d'ore, dopo un'ora che li prendete, magari li volete portare in un vassoio con ai vostri amici, sarà anche una cosa carina tipo da regalare a Natale nei cestini, perché tipo di torroncini piccolini, perché alla fine come un torroncino piccolino è veramente buonissimo, perché diventa proprio tutto un tocco di cioccolato con queste mandorle giustamente ricoperte di cioccolato. Allora qui c'è una signora che si fa tante risate per Valentina e dice: Maria Antonietta, Valentina, non sbagliare più il mio numero civico. Ecco. Non dico il cognome ma ho capito chi è. Bene, bene, la signora Priletti, molto paziente Valentina. Giovanni, fai un boccone. Luciana è una mia cucherina. Maria Antonietta dice: Giovanni, fai un boccone. Maria Antonietta, non si preoccupi, dopo farò più bocconi. Certo. Più bocconi. Lucia dice: mi potevo invitare pure a... mi potevate invitare pure a me. Eravamo troppi, poi facevamo assembramento, eravamo troppi.
Però Lucia, ti aspettiamo per una delle tue ricette. Un attimo. Anzi, qualche secondo. Ecco, sì, era andato un attimo via la diretta con un piccolo problema di connessione, ma si è ripresa per fortuna, molto bene. Benissimo. Ok, allora, quindi Lucia, non venire, ha detto Rosaria. Poi... No, io ho detto vieni, Lucia. Beh, ecco, Flora dice non è giusto, è noi. Maria Grazia, povero Giovanni, sono tremende le donne. Grazie Maria Grazia per la sua solidarietà. Grazie mille. Invece la signora Carmela, loro assaggiano e noi ingrassiamo. Questa è bellissima. Bene, bene, bene. Tanti ciao. Bene, le persone che stanno partecipando. Buon pomeriggio a tutti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, quante domande mi sono perso. Allora, la signora Tina dice un saluto a Valentina da parte mia. Wow, che buoni, la signora Francesca, Ida, ecco, una domanda per Valentina. Ecco, ci metto un po' di zucchero a velo, aggiungo un po' di pace. Guardate, Valentina, guardate come concentrata, guardatela, Vedete? Guardate qui, ha quasi finito tutto. Molto bene, molto bene. Ecco qua, quasi finito Valentina. Ecco qua, molto bene. L'abbiamo finito, Vale, tutti? Sì. Ecco qua, guardate qui. Adesso come funziona il procedimento allora, successivo? Io non ho capito. Adesso questi bisogna metterli in frigorifero, giusto? Ok. Si fanno belli freddi, si rassodano, quindi si uniscono ancora di più e poi li potete mangiare insomma anche dopo un'oretta. Allora, la signora Ida chiede, il cioccolato che hai usato è fondente? Ho mischiato fondente al latte, di solito faccio metà e metà, quindi 200 grammi di mandorle, in questo caso ho fatto 100 al latte e 100 fondente. Più è finissima la cioccolata, più si scioglie velocemente. Sì. Bene, bene, bene. Poi dice, Tania dice, belli i cioccolatini di Valentina. Bene, grazie. Stella dice, questi mandorli li farò sicuramente. Brava, poi brava. Laura dice brava, bellissimi questi pirottini. Invece poi Laura Mangione, brava Valentina, lo sapevo che ci voleva una diretta con te. Poi bravissima dalla signora Stella Insolito, bravissima Valentina. Andiamo avanti, buoni li farò, grazie Valentina, la signora Rosetta Amadeo. Avete visto che i dolcini di Valentina sono veramente molto semplici, basta 5 minuti a fiamma alta nel kit forno oppure addirittura anche in padella, li potete mettere in padella con il coperchio, giustamente 5 minuti fiamma alta, non li fate bruciare perché no, altrimenti vengono amare, quindi vengono brutti appena che sentite il primo scrocchio della mandorla, ma proprio il primo si è sentito subito il coperchio subito, sì, l'abbiamo sentito subito, appena sentite il primo scricchiolio insomma della mandorla spegnete e impiattate, mettete subito nel contenitore e lasciate poi che le mandorle calde possono sciogliere il cioccolato. Valentina, è stato un piacere, come anche sempre, noi vi lasciamo con i nostri dolcini, così dopo vi ringrazieremo, anche faccio così, anche su Facebook. Guardate qui cosa arrivano, quanti like stanno arrivando. Anche a voi, tanti baci, dal nord al sud, mi raccomando, dal nord al sud, un grande abbraccio da parte nostra. Ciao a tutti!